cerchiamo, fratelli e sorelle, di trovare il nostro posto. Siamo qui davanti a Gesù ed entriamo in un clima di preghiera. Non stiamo in un clima di attesa. Signore Gesù, noi ci mettiamo qui davanti a te. Il nostro spirito, anche che noi siamo seduti, è genuflesso davanti a te. E noi in questo primo momento ti vogliamo ringraziare di tutto quello che tu hai fatto per noi. O Gesù, noi riconosciamo in te il Figlio di Dio venuto in questo mondo. Riconosciamo in te colui che ci ha amato sino alla fine, che si è lasciato in questo sacramento per nostra consolazione, per nostra guida, per nutrizione della vita soprannaturale che tu hai dato mediante il tuo sangue. O Gesù, noi ti adoriamo in questo momento, ringraziamo il Padre che ti ha mandato a noi, ti lodiamo e ti benediciamo perché sei meraviglioso nell'amore, perché non cessi di amarti nonostante che noi non ti amiamo, nonostante i nostri peccati. Tu sei Dio con noi, cioè buono e misericordioso, Dio di amore per noi. O Signore Gesù, in questo momento ricevi l'offerta e l'obolo del nostro poco amore, della nostra poca devozione, e ti chiediamo in questo momento, aumenta la nostra fede, aumenta la nostra speranza, aumenta la nostra carità. O Signore, è detto nelle Scritture, non ti presentare al Signore tuo Dio a mani vuote. Non possiamo presentarci a mani vuote davanti a te, ma che cosa c'è nelle nostre mani, o Signore? Quale sacrificio è nelle nostre mani? Quale offerta, quale olocausto è nelle nostre mani per offrirlo a te? Le nostre mani sono vuote. Non dovremmo neanche essere qui presenti finché non si riempiono le nostre mani per offrirti qualche cosa a te. Ma tu, Signore, sei il misericordioso. Non hai bisogno di sacrifici ed olocausti, di pingue offerte, di fior di farina. Hai bisogno del nostro cuore. E noi te lo offriamo così com'è, carico di peccati, carico di ferite, carico di tensioni, carico non tanto di virtù quanto di vizie. Te lo offriamo, Signore Gesù, accetta il nostro cuore. Noi crediamo in te e te lo offriamo con fede, o Signore, questo cuore, perché tu accetti quel poco amore che noi ti possiamo dare, perché tu voglia arricchirci della tua santa carità, perché possiamo amarti ancora di più. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sarai in mezzo a molti popoli come rugiada mandata dal Signore e come pioggia che cade sull'erba, che non attende nulla dall'uomo e nulla spera dei figli dell'uomo. Signore, noi tutto speriamo da te. Tu sei la nostra speranza. Ecco perché ci rivolgiamo a te. Signore, vieni il nostro aiuto. Signore, ci accorgiamo quanto male sta attorno a noi. Quanti malati, Signore. Le malattie fioccano, non c'è casa dove non ci sia un malato. Quanti disturbi del maligno attorno a noi, e non sono disturbi soltanto fisiologici, psicologici, sono disturbi reali che il maligno tessa attorno a noi per rovinarci. Disturbi all'anima
disturbi al corpo, disturbi alla salute psichica e alla salute fisica. Signore, noi gridiamo a te, tu hai lasciato libertà agli sciami delle malattie di infestarci, come sciami di cavallette si sono abbattuti su di noi, sul tuo popolo, su cui è stato invocato il tuo nome. Tu hai permesso che sciami di spiriti maligni si abbattono sulle nostre case, sui nostri bambini, sui nostri giovani. Noi vediamo tanto scempio e gridiamo a te perché il male è occulto e gli uomini non si accorgono se non troppo tardi. Signore mio Dio, gridiamo contro le malattie, gridiamo, Signore, contro tutte le violenze che gli spiriti del male fanno a noi. Gridiamo a te, vieni in nostro soccorso, Signore, vieni in nostro aiuto, Signore, guarisci, oh Signore, liberaci, oh Signore, salvaci, oh Signore. Gridiamo a te con tutto il cuore. Tu solo puoi salvarci, tu solo sei il liberatore, tu solo sei il salvatore, tu solo sei il medico. Oh Gesù, gridiamo a te, vieni in nostro aiuto. Ti lodiamo, Signore Gesù, perché tu confermi in tutta la tua vita, debellando il nemico, sia anche potente qui in mezzo a noi. Noi vogliamo cantare nella fede la tua potenza. Tu ci guarirai, tu ci libererai da tutti i nostri nemici. Signore, noi a te cantiamo, cantiamo la potenza del tuo braccio. O Signore Gesù, tu che dicesti al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va. Tu che dicesti a Betesda, a quell'altro uomo che era infermo da 38 anni, va, ritorna a casa tua, prendi il tuo lettuccio e cammina. Tu che dicesti a tanti ammalati, siete risanati. Tu che dicesti a tutti, confidate. Tu che facesti tanti e tanti segni nella tua vita, Signore Gesù, anche questa sera rinnovi i tuoi prodigi, soprattutto quelli interiori. Rinnova le tue liberazioni dalle insidie del maligno. Converti i nostri cuori, oh Signore. Richiama gli erranti. Risuscita i tanti morti che sono in mezzo a noi. Guarisci tanti malati che sono in mezzo a noi. Signore Gesù, a chi andremo? Tu solo hai parole di vita, soltanto in te c'è speranza per noi. Gesù, noi gridiamo a te questa sera per i nostri ammalati, per i prigionieri del male, per tutti gli assetati di giustizia, per tutti quelli che sono perseguitati, per tutti quelli che sono ammalignati, per tutti quelli i quali sono sotto la forza sferzante del nemico, per tutti questi, oh Signore, noi ti supplichiamo, vieni in soccorso, Signore Gesù, vieni in aiuto, Signore Gesù. Tu sei il medico, tu sei il liberatore, tu sei il salvatore, vieni a salvarci. Vieni a guarirci, vieni a liberarci. Alleluia. Michea 7, 19. Ma prima di gridare a Lui, vogliamo benedirlo per quelle che Egli ha fatto per noi in questi giorni. Tutti abbiamo ricevuto soccorso da Lui. A tutti è venuto incontro il Signore. Ebbene, facciamo a gara nel benedirlo, nel ringraziarlo per quello che egli ha operato.
nostra sorella, che si chiama, mi pare, Cettina. Vediamo se c'è. Che è interessata qui al ragazzo investito, che è ritornato così ad essere sveglio dopo tanti e tanti mesi di coma. Siccome è stato annunciato questo e siccome è legato un bigliettino deposto a letto, vogliamo sentire brevemente. Vabbè, dice che non si sente di leggere. Basta che si presenta. È presente, va bene. Va bene. Questo ragazzo, il giornale, è qua il ragazzo. Investito tutto, vuoi leggere tu? Questo ragazzo investito da un'auto si sveglia dopo 7 mesi di coma. Ecco, noi abbiamo pregato qua giovedì scorso. Lunedì scorso? Ah, questo l'hai scritto. Ha avuto un incidente con l'auto, è entrato in coma, era un coma irreversibile. Si è svegliato giovedì scorso dal coma. Avevamo pregato per lui a Maggi Farace e la sorella aveva messo un bigliettino nel cestino. Padre Matteo ha preso quel biglietto e lo ha letto e ha annunciato che era il coma, che si svegliava dal coma. Però sono passati tutti questi mesi e il ragazzo si è svegliato giovedì scorso. Quindi i medici dicono che è un miracolo, perché questo coma era irreversibile. Dice, è una cosa strana veramente. Quindi ringraziamo il Signore di quello che ha fatto. Chiaramente è fusionato e vedeva a distanza ogni cosa. Questa lettura è a conferma di una parola di conoscenza. Una mano che funziona male, l'avambraccio che funziona male, il Signore tocca e guarisce. C'è un male al colon discendente, il Signore tocca e il dolore sparisce. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo questa sera. Tu ancora vuoi operare questa sera, vuoi operare nei cuori, vuoi operare anche nei corpi, vuoi però maggiore fede da parte nostra e più intensa preghiera. E nella fede e nella preghiera così interminabile, senza che diamo a Lui riposo, che otteniamo da Lui le grazie. E adesso, fratelli e sorelle, cominciamo così a presentare al Signore le nostre suppliche. Nel frattempo il Signore continuerà a guarire.